Candidature PD, Caterina Bini potrebbe ritirarsi dal collegio di Prato, l'assessore Squittieri in poll. L'ostensione di Santa Maria si è rinnovata alla tradizione e al rito officiato dal vescovo Nerbini. Grande commozione per l'ultimo saluto a Gaddo Giusti, in tanti ai funerali del giovane. Maltempo di Ferragosto ad Artemino, caduti 96 mm di pioggia in 2 ore. A voi tutti buonasera, bentornati all'appuntamento con l'informazione di TV Prato. Elezioni politiche questa notte in direzione nazionale, sono state chiuse le liste delle candidature del Partito Democratico. Domani si sapranno anche i candidati del Movimento 5 Stelle, in queste ore alle prese con il voto online degli iscritti. Ce ne parla Lucrezia Sandri. Era la senatrice uscente Caterina Bini, pistoiese, sottosegretario ai rapporti col Parlamento fino a poche ore fa, la candidata del PD nel collegio uninominale alla Camera, che comprende la provincia di Prato, insieme a Pistoia e al Mugello. È cambiato tutto, Bini dovrebbe formalizzare in giornata il ritiro dal collegio, che dovrebbe passare alla pratese Benedetta Squittieri, assessore all'innovazione. Si tratta del frutto della concertazione della segreteria del PD pratese, che ha lavorato sul filo del rasoio fino all'ultimo momento per far avere al nostro territorio la giusta rappresentanza. Tutte le liste del PD sono state composte durante la direzione nazionale rimandata per ben 3 volte nella giornata di ieri Ferragosto e poi andata in scena in notturna. Bini rinuncerebbe volontariamente ad una corsa elettorale in un territorio, Prato, che nel collegio pesa per il 56% di preferenze e che nel 2018 la vide perdente passò grazie al listino bloccato del Senato. Bini si accontenterebbe del 3° posto nel listino proporzionale della Camera. Capolista di questo stesso listino proporzionale Prato, Pistoia, Lucca, Massa Carrara, la deputata Anna Scani, capolista anche in Umbria per garantire la parità di genere. Il secondo nome in lista è quello di Marco Furfaro, originario di Aiana, Excel, il terzo appunto quello di Bini. Il grande collegio uninominale del Senato, Prato, Pistoia, Versilia, Massa e Carrara, è destinato alla coalizione. Mentre l'unico collegio proporzionale toscano per Palazzo Madama vede al momento come capolista il senatore uscente di Vinci, Dario Parrini, seguito dalla dirigente di partito pisana Elenia Zambito. Giornata di rilievo questa anche nell'agenda dei grillini. Si apre oggi il voto degli iscritti alle candidature e autocandidature. Tra queste, per la Camera in Toscana, compare anche il nome dell'attivista pratese Chiara Bartalini. Il voto si chiude alle 22, domani è attesa la validazione da parte di Giuseppe Conte e si saprà se anche i 5 Stelle avranno un rappresentante del territorio che corre per Montecitorio. Nel giorno in cui la Chiesa ha ricordato l'Assunzione di Maria al Cielo, ieri in Duomo si è rinnovata la tradizionale ostensione della Sacra Cintola. Il vescovo Nerbini, dopo la recita dei Vespri, si è recato nella cappella del Sacro Cingolo per venerare la reliquia e mostrarla ai pratesi. In rappresentanza del comune c'era il sindaco Matteo Biffoni, accompagnato dal gonfalone. Come da tradizione, la reliquia mariana è stata mostrata per 3 volte ai fedeli, dal pulpito di Donatello in piazza e dalla loggia del Ghirlandaio ai fedeli in cattedrale. Quella di Santa Maria è la 3ª ostensione dell'anno, le prossime 2 si terranno l'8 settembre, Natività di Maria e Festa della Città, e il giorno di Natale. In tanti hanno partecipato ai funerali del giovane Gaddo Giusti, le esequie si sono tenute domenica pomeriggio alla chiesa di Mezzana. Vediamo. Un lungo applauso all'uscita della barra dalla chiesa di San Pietro a Mezzana per l'ultimo saluto a Gaddo Giusti, il giovane pratese deceduto il 6 agosto scorso a 48 ore di distanza dalle dimissioni dall'ospedale Santo Stefano, dove si era recato per dolori al torace. In tanti hanno preso parte al funerale che si è tenuto domenica pomeriggio, commosso il ricordo nell'omelia del parroco Don Massimo Malinconi, che conosceva Gaddo Giusti fin da ragazzo. Presente anche una rappresentanza dei calcianti della Pallagrossa, Gaddo infatti era noto anche per il suo impegno di calciante con i Verdi. La prossima edizione dell'antico gioco, in programma a settembre, sarà dedicata proprio a Giusti, lo hanno deciso gli organizzatori della manifestazione. Sulla vicenda, lo ricordiamo, la Procura di Prato ha aperto un fascicolo per omicidio colposo finalizzato a valutare eventuali responsabilità mediche. 5 gli iscritti nel registro degli indagati, 4 medici e un infermiere del pronto soccorso.
L'autopsia eseguita nei giorni scorsi ha rilevato che la morte del 31enne è intervenuta per un arresto cardiaco, ma le cause che l'hanno provocata dovranno essere meglio individuate attraverso l'esame dei prelievi istologici. Ennesima rapina ai danni di cittadini cinesi. La notte tra il 13 e il 14 agosto un giovane orientale di 24 anni è stato aggredito da ignoti mentre stava rincasando. Il fatto è avvenuto a San Paolo. Il giovane sarebbe stato assalito alle spalle da due individui che lo hanno colpito al volto. I malviventi si sono impossessati del marsupio della vittima contenente alcune centinaia di euro in contanti e sono fuggiti. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha soccorso la vittima e trasportata al pronto soccorso per la cura delle ferite riportate. Sul caso indagano i carabinieri. Sono da solo e ho fame. La richiesta di aiuto è arrivata a ridosso di Ferragosto alla centrale operativa dei carabinieri di Prato. I militari dell'arma si sono recati a casa dell'uomo, un 65enne con problemi di salute. Diversamente da quanto indicato in casa, vi erano scorte alimentari. Infatti l'uomo, pur vivendo da solo, viene accudito dai familiari e da alcune associazioni assistenziali sia per i rifornimenti alimentari che per la cura dell'appartamento. Ma causa agli sbalzi di umore derivanti dalla sua patologia, l'uomo talvolta respinge gli aiuti, così riferiscono i carabinieri. Nella circostanza era stata evidentemente la solitudine a parlare, i militari dunque hanno immediatamente compreso la necessità dell'uomo, a cui hanno fatto compagnia per circa mezz'ora, provvedendo anche a cucinargli un piatto di pasta. La presenza dei carabinieri e la familiarità dimostrata ha rincuorato e tranquillizzato l'uomo, che ha ringraziato i militari al momento del congedo. E voltiamo pagina. Maltempo di Ferragosto, ad Artimino caduti ben 96 mm di pioggia in due ore, due frane, un albero caduto in alcune zone del comune di Carmignano, mentre i vigili del fuoco di Prato hanno operato in supporto delle squadre in azione nella zona di Grassina a Firenze, dove per ora si registrano i danni maggiori. Ferragosto di pioggia e nubi fragili in tutta la Toscana. Per fortuna non ci sono stati danni a cose o persone nel comune di Prato, dove sono caduti in sole due ore dalle 20.30 alle 22.30 25 mm di pioggia. Ci sono stati una quindicina di interventi dei vigili del fuoco per rami pericolanti e qualche garage allagato, ma la situazione si è risolta con la conclusione delle precipitazioni. È andata peggio nel comune di Carmignano, dove i millimetri di pioggia caduti nelle stesse due ore sono stati 75, con il picco toccato ad Artimino, 96 mm di pioggia caduti nelle due ore di temporale. Dati alla mano, è stata la precipitazione più intensa degli ultimi anni, ha informato sui social il sindaco Edoardo Prestanti. Nel territorio di Carmignano il cumulo di precipitazioni ha causato due frane in via di Marcignano e in via Castello. I vigili del fuoco sono poi intervenuti per la rimozione di un albero caduto in via Baccheretana, zona Cava. Sono state segnalate anche alcune assenze elettriche tra gli abitati di Seano, Colle e Baccheretto. I vigili del fuoco di Prato hanno mandato anche una squadra a supporto nella zona di Firenze Sud, che registra i danni maggiori tra Grassina, Lantella e Ponte Aema. C'è anche un pratese di 40 anni tra gli arrestati dai carabinieri di Sarzana per una rapina in una gioielleria di Ceparana in provincia di La Spezia. I fatti risalgono a gennaio, quando un gioielliere della frazione Spezzina è stato aggredito da due uomini travisati e armati. Dopo avergli puntato la pistola e aver esploso alcuni colpi in aria a scopo intimidatorio, i due si erano fatti consegnare gioielli e orologi per un valore di oltre 300.000 euro. Le indagini hanno portato all'identificazione nello scorso mese di marzo di uno dei due rapinatori, un 45enne rintracciato in provincia di Prato. Adesso gli investigatori sono giunti all'identificazione anche del secondo rapinatore, un 40enne anch'egli residente a Prato, e di una donna residente a Sarzana che avrebbe avuto il ruolo di basista. L'uomo è stato trasferito al carcere di Sarzana, mentre per la donna sono stati disposti i domiciliari. Tutti gli arrestati sono accusati di rapina e lesioni personali aggravate. Abbonamento per il trasporto scolastico si cambia. Da quest'anno vanno acquistati nei punti vendita dedicati e nella formula unica andata e ritorno, senza la possibilità di scegliere un solo percorso. Ma a Montemurlo il comune ha deciso di intervenire direttamente per andare incontro alle famiglie. Scopriamone di più. Il comune di Montemurlo solleva le famiglie dei bambini che usufruiscono del trasporto pubblico scolastico dall'incombenza di acquistare gli abbonamenti in tabaccheria o online.
Autolinee Toscane, infatti, come nuovo gestore del TPL, ha cambiato la modalità di erogazione degli abbonamenti agli scuolabus rispetto al passato. Se prima i titoli di viaggio erano erogati direttamente dal comune alle famiglie al momento della richiesta del servizio, adesso le stesse famiglie se li devono procurare nei punti dedicati. Per favorire quanto più gli utenti e semplificare le procedure, dunque, il Comune di Montemurlo ha deciso di procedere anticipatamente all'acquisto degli abbonamenti annuali per gli studenti direttamente dal gestore. Gli abbonamenti saranno poi erogati dall'amministrazione comunale alle famiglie, così come avveniva in passato. Noi come Comune di Montemurlo acquisteremo i titoli da viaggio direttamente da Autolinee Toscane e le famiglie pagheranno il servizio direttamente a noi. Questo però apporta dei cambiamenti a livello di ente, perché l'abbonamento è un abbonamento unico che non prevede una distinzione di servizi di andata e ritorno, ma siccome le nostre famiglie da sempre hanno potuto scegliere di usufruire del trasporto scolastico, scegliendo se fare sia l'andata che il ritorno, o solo l'andata o solo il ritorno, abbiamo lasciato alle famiglie l'opzione di decidere il tipo di percorso, e la differenza tra quanto la famiglia pagherà di tariffa comunale, quindi ridotta per la tratta inferiore, e invece l'abbonamento intero verrà pagato direttamente dal comune. L'unica novità riguarda la necessità di registrazione di un genitore e del figlio per il quale si richiede il servizio di trasporto scolastico sul sito di Autolinee Toscane. Proprio in questi giorni l'ufficio scuola del comune sta contattando tutte le famiglie i cui figli sono iscritti al servizio di scuolabus per informarli della necessità di iscrizione al portale di Autolinee Toscane. Lo stesso gestore del TPL, da noi interpellato, specifica che l'attuale modalità di erogazione degli abbonamenti di scuolabus non rappresenta una novità, ma l'applicazione della legge regionale. Restiamo a Montemurlo, incidente nel pomeriggio di venerdì in via Piave. Un uomo di 40 anni residente a Pistoia a bordo di un'auto ha urtato un pozzo per l'acqua in cemento che si trova in una corte condominiale alla fine della strada. Il pozzo, ben visibile viste le dimensioni, dopo l'urto si è frantumato in diversi pezzi. I residenti della zona hanno avvertito la municipale, che ha rintracciato il conducente, il quale è stato multato con una sanzione da 42 euro per non aver evitato l'ostacolo. Adesso è il momento dell'agenda, gli appuntamenti in programma domani a Prato e Provincia. Domani, nello spazio esterno alla chiesa di San Fabiano, Daniele Griggio legge L'estate di Marco Valdo di Italo Calvino, iniziativa a cura del Teatro Borsi, in programma alle 20.30, che sarà preceduta alle 19.30 da un aperitivo. Alle 21.15 al Parco Museo Quinto Martini di Siano, nell'ambito della rassegna Cinema al Parco, proiezione del film d'animazione Pets 2, Vita da animali. Alle 21.30 al Castello dell'Imperatore verrà proiettato il film West Side Story in versione originale con sottotitoli in italiano. E prosegue fino a domenica 21 agosto al Circolo Arci di Cafaggio la 15ª festa del volontariato, tutte le sere dalle 19.30 stand gastronomico. Ebbene è tutto, vi lasciamo alle previsioni meteorologiche a cura del Consorzio Lamma. L'informazione torna domani alle 13.45 con il telegiornale del giorno. Grazie e buona serata. Purtroppo questo non succede solo nei film, ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è, affidati a veri professionisti. Prato Allarmi, una sicurezza da Oscar. Era un colpo perfetto, avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E
anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, comprato poi. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Per comprare, vendere e affittare casa, rivolgiti a Tecnocasa, la più grande rete d'Italia nell'intermediazione immobiliare residenziale e per l'impresa. Ci trovi vicino a te nelle nostre 9 agenzie affiliate a Prato e provincia e sul nostro sito tecnocasa.it, uno dei più cliccati da chi cerca casa. Esperienza e competenza per trovare velocemente l'immobile che fa per te. Vuoi lavorare con noi? Inviaci il tuo curriculum. Scrivi a toscana@tecnocasa.com. Tecnocasa, la più grande rete fisica e virtuale in Europa. Una buona serata a tutti dalla sala meteo del Consorzio Lamma. Cominciamo con il vedere la situazione a grande scala prevista per domani. Vediamo che sull'Italia rimonta un campo di alta pressione dinamico a causa dell'approfondimento di una depressione sulla penisola iberica. La perturbazione associata a questa depressione poi si sposterà verso est e andrà a interessare la nostra penisola nella giornata di giovedì. Andiamo a vedere il dettaglio per domani. Vediamo come in mattinata un cielo sereno, poco nuvoloso, con venti deboli. Nel pomeriggio si addensano un po' le nubi sul nord-ovest, sarà possibile qualche breve acquazzone, nel complesso prevalenza di sole sul resto della regione, con venti di scirocco in rinforzo, mari che diventano mossi. Temperature in aumento domani fino a 34-35 gradi e umidità anche in rialzo, soprattutto sulle zone costiere.